Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi parliamo di un altro prodotto tecnologico che potrà aiutarci nella vita di tutti i giorni, nello specifico per l'igiene orale. Ma prima di tutto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina, così da non perdervi i prossimi video in uscita. Ed ora guardate con molto interesse la nostra sigla e ci vediamo dopo. Oggi parliamo dello spazzolino elettrico Smart 4500 della Oral-B, un prodotto che ci può naturalmente aiutare nell'igiene orale, ed ora andremo a vedere insieme il contenuto della confezione. Abbiamo la basetta di ricarica con la classica spina da muro, lo spazzolino elettrico, una bella forma classica comunque, con delle funzionalità che dopo vedremo, indicatori del livello di batteria, una custodia da viaggio, tac, una testina di ricambio e istruzioni che sono anche in italiano. Passiamo a vedere un po' le caratteristiche e perché è smart questo spazzolino. Come sempre, vabbè, Oral-B lo uso da anni e anni e anni, questo è un nuovo modello e lo spazzolamento continua a essere molto confortevole, profondo ed efficace. Questo, a differenza, io avevo un vecchissimo Oral-B, adesso ho deciso di cambiarlo. Abbiamo tre funzionalità rispetto al modello che avevo io vecchissimo. Abbiamo l'utilizzo quotidiano, poi premendo un'altra volta denti sensibili, quindi la velocità si abbassa, e premendo un'altra volta diventa altalenante la velocità di spazzolamento. Questa è una funzione per la protezione delle gengive, quindi va ad attuare un massaggio alle gengive, vedete, cambia di continuo, è uno studio fatto proprio da Oral-B. Parliamo della batteria, una batteria al litio che con una ricarica di 12 ore, che è la ricarica completa, assicura almeno 2 settimane di utilizzo 2 volte al giorno per 2 minuti ogni volta. Questa è la base di ricarica, non dovete far altro che appoggiarla sopra. Questa luce si accenderà di verde, indicando il livello della batteria. Una volta che si spegnerà completamente la luce, vorrà dire che sarà completamente carico. Altro indicatore è questo della presa di corrente, che diventerà rosso quando la carica residua sarà bassissima e quindi è giunta l'ora di metterlo sotto carica. Andiamo nell'App Store o nell'Apple Store e scarichiamo l'app della Oral-B. Bene, ora come prima cosa ci chiede di abbinare lo spazzolino con l'app Oral-B. Clicchiamo su Inizio. Ci chiede di attivare i servizi di localizzazione. Purtroppo ce lo chiede, però non è nulla di trascendentale, andiamo ad accettare. Consentiamo solo mentre si utilizza l'app. Ci chiede di abbinare, finalmente, lo spazzolino con l'app. Facciamo Inizio ed è già alla ricerca. Dobbiamo naturalmente accendere lo spazzolino. Trovato, benissimo. Ora ci propone la foto del nostro spazzolino, dobbiamo confermare che si tratta dello stesso modello, è lo stesso, e clicchiamo sì, vai avanti. Qui dobbiamo andare a inserire i nostri dati e creare un account Oral-B. Li inseriamo e ci vediamo dopo. Ci chiede di creare una password, la inseriamo, la ripetiamo sotto. Dobbiamo mettere la spunta solo sul secondo quadratino, quello è obbligatorio. Accettiamo le condizioni e ci registriamo. Ora via mail ci arriverà il codice di verifica, lo andiamo a recuperare dalla mail, lo inseriamo qui e ci vediamo dopo. Una volta inserito schiacciamo su avanti. Bene, ora tutto è pronto, ce lo dice anche l'app, ci fa vedere quello che è possibile fare con l'app in maniera molto veloce e noi clicchiamo spazzoliamo. Accettiamo se vogliamo di far raccogliere i nostri dati sull'utilizzo dell'app oppure no. Ok, qui ci fa una breve panoramica di quello che è possibile fare, ci dà il benvenuto. Interessante, c'è la possibilità di impostare il promemoria per il tenere traccia del consumo della testina. Quindi, andando a schiacciare su configura ora, possiamo impostare in che stato si trova la nostra testina, se è nuova, se ha 14 giorni, 30 o 60. Questa è la schermata dei percorsi di igiene orale, quindi per avere alito fresco, scontro la placca, per avere un sorriso sbiancato,
prendersi cura delle gengive o se si ha un apparecchio. E sotto abbiamo tutto l'elenco delle medaglie che è possibile vincere andando a fare determinate cose. Cliccando su cronologia abbiamo il tempo medio di spazzolamento, adesso naturalmente a zero perché è nuovo e non è stato ancora utilizzato, approfondimenti sul tempo dello spazzolamento, informazioni, routine di generale, insomma tutto quello che già ci ha fatto vedere prima qui si può vedere meglio. Passiamo alla schermata maggiori dettagli, in basso a destra ci fa vedere l'impostazione della testina che abbiamo visto prima, le notifiche, le note legali, le privacy e la possibilità di inviare feedback. Ok, ora non ci resta che provare a spazzolare i denti naturalmente. Clicchiamo su spazzola ora. Ok, partito appena si accende lo spazzolino elettrico parte il timer. In modalità pulizia quotidiana, che è la velocità classica da utilizzare. Il timer è suddiviso in quattro parti, che sta a simulare le quattro parti della bocca, quindi arcata superiore destra, arcata superiore sinistra, arcata inferiore destra e arcata inferiore sinistra. Durante lo spazzolamento, come potete vedere, escono degli avvisi rossi e si accende anche sullo spazzolino stesso una luce rossa che avverte di una pressione troppo elevata, quindi ci invita a premere di meno sui denti. Continuiamo con lo spazzolamento e ci vediamo al termine dei 2 minuti. Bene, abbiamo terminato, abbiamo vinto una medaglia in quanto ci siamo spazzolati i denti per la prima volta con questo spazzolino. Naturalmente siamo felici e clicchiamo avanti. Ci chiede se abbiamo avuto sanguinamento gengivale, gli diciamo di no perché a me non è successo. Da qui possiamo vedere la durata dello spazzolamento, la pressione, se è stata eccessiva o meno durante lo spazzolamento, e la copertura purtroppo con questo modello di spazzolino non è disponibile. Sono altre versioni dove si può attaccare il telefono tramite una ventosa sullo specchio e quello fa la mappatura della bocca con le pressioni relative. Ci chiede anche se abbiamo utilizzato del filo interdentale, se abbiamo pulito la lingua e che colluttorio abbiamo usato anche. Come potete vedere l'app comunque è ben fatta, semplice, completa e di facile utilizzo. Vediamo anche la custodia da viaggio che in questo modello è inclusa, quindi qui c'è la possibilità di inserire 2 testine e di inserire naturalmente lo spazzolino. Ta-da! Per questo video è tutto ragazzi, mi raccomando seguiteci e continuatevi ad iscrivere e ci vediamo al prossimo. Ciao!